Il comune di Bagheria acquisterà il mulino Cuffaro per riqualificare l'area esterna di Villa Cattolica, ospitare un auditorium e una foresteria da realizzare mediante i fondi del PNRR. L'acquisto dell'immobile è motivato dal giustificato e notevole valore patrimoniale che acquisterebbe in termini economici tutto il complesso monumentale attorno al Museo Guttuso rispetto all'attuale composizione. L'immobile, di proprietà della Molipasta Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, sarà pagato con la somma di 450.000 euro al netto di 389.462,88 euro per transazione di tasse non pagate. Il mulino e il pastificio furono realizzati da Michele Cuffaro nei primi anni del secolo scorso. Nel 1950 i figli Gioacchino e Antonino rinnovarono ampliandolo il mulino che continuò a lavorare finché i nipoti cessarono l'attività negli anni 70. Inviati 8.000 avvisi bonari ad altrettanti utenti privati di AMAP a Palermo e nei comuni della provincia per sollecitare il saldo delle fatture arretrate per importi a partire da 2.000 euro. L'iniziativa di recupero crediti è stata avviata dall'azienda per recuperare somme non pagate dagli utenti per poco più di 51 milioni di euro negli ultimi anni. Le utenze private complessivamente gestite da AMAP sono 205.000 e quindi il numero di coloro che eludono i pagamenti in modo sistematico non è altissimo, ma si tratta di utenti che nel tempo accumulano debiti elevati anche di diverse decine di migliaia di euro, tanto che, come detto, il credito complessivo per cui è stato avviato il recupero ammonta ad oltre 51 milioni. In questa fase della pandemia continua ad essere determinante il supporto delle farmacie alle istituzioni per contenere i contagi e rispondere prontamente alle necessità di salute dei cittadini. In quest'ottica, Federfarma ha accolto l'invito del commissario straordinario alla salute Figliuolo a praticare un prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 pari a 0,75 euro. Federfarma intende così agevolare l'accesso della maggior parte delle persone a un presidio di protezione individuale che, alla luce delle nuove norme varate dal governo, riveste un'importanza fondamentale per poter continuare a svolgere le normali attività Le quotidiane. farmacie che stanno aderendo all'accordo hanno accolto l'invito del governo nazionale, del commissario Figliuolo, rivolto a Federfarm per praticare un prezzo calmierato fino a un massimo di 75 centesimi per le mascherine SFP2. E lo fanno nella maggior parte dei casi nella impossibilità di poter acquistare, come avviene per la grande distribuzione organizzata, a prezzi convenienti. Lo fanno perché ritengono che sia indispensabile in questo momento pandemico, vorrei dire in alcuni casi obbligatorio, fornire alla collettività uno strumento indispensabile come una mascherina FFP2. Le forniture delle mascherine non comportano benefici evidenti alle farmacie che erogano un servizio esclusivamente nell'interesse della collettività. La farmacia ha dimostrato nel momento dell'emergenza di essere pronta, di essere presente e di essere proattiva, ma la farmacia è sempre un'azienda privata. È un'impresa che ha bisogno di sostenibilità economica per continuare a svolgere un servizio sociale e contribuire agli sforzi collettivi del Paese contro la diffusione del Covid. A riprova di questo, nella sola Palermo la scorsa settimana sono stati vaccinati in farmacia quasi 5.000 cittadini e ben 35.800 dall'inizio della vaccinazione a Palermo dello scorso 3 settembre. Proprietari di animali domestici, grazie a un articolo inserito nell'ultima legge di bilancio, avranno diritto al bonus. Il provvedimento ha aumentato il tetto massimo per le spese veterinarie detraibili da 500 a 550 euro, una detrazione fiscale pari al 19% sull'importo delle spese veterinarie, visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e l'acquisto di farmaci. Per usufruire del bonus è necessario che i pagamenti siano tracciabili e comunque documentati da ricevute fiscali. Non è prevista alcuna limitazione legata all'ISEE. La richiesta va fatta compilando un apposito modulo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Un finanziamento di 1.075.000 euro è stato erogato dal governo centrale per coprire il disavanzo di bilancio del comune di Ficarazzi. L'ente locale è infatti rientrato fra i 190 comuni della regione siciliana beneficiari del contributo, in quanto in regola con i tempi di ratifica dei bilanci riequilibrati. Si tratta di un'iniezione di ossigeno indispensabile per le asfittiche casse comunali.
Il contributo ottenuto è il risultato dell'incontro dello scorso mese di dicembre, che molti sindaci hanno avuto a Roma per chiedere interventi economici in attesa di poter utilizzare in maniera efficace le risorse di programmazione comunitaria 2021-2027 e del PNRR. La manifestazione era stata indetta dall'ANCI per chiedere provvedimenti normativi urgenti volti a scongiurare ulteriori salassi per i cittadini. Il contributo che spetta a ciascun comune è stato individuato in proporzione al disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019. I fondi serviranno infatti per ripianare alcuni debiti con i fornitori di servizi che consentiranno di alleggerire il debito pubblico. Il nuovo bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale è stato pubblicato e il Centro Studi Pio La Torre è una delle realtà coinvolte. Nella sede dell'associazione, infatti, 8 volontari potranno scegliere di impegnarsi al servizio della comunità, svolgendo un'attività di formazione antimafia utile per sé e per il territorio. C'è tempo fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio per presentare la domanda di partecipazione. I candidati devono avere dai 18 ai 28 anni. I progetti hanno durata 12 mesi e a breve verranno pubblicati sul sito nazionale dell'ARCI e su quello regionale. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede di ARCI Sicilia al numero di telefono 091 79 20 366 o consultare il sito all'indirizzo www.assicilia.it inviando una mail a sicilia@scmail.it.